stato sempre un consigliere dell'Ascoli dal 1956. Comunque il calcio non mi interessava. Non mi interessava perché non l'avevo mai né frequentato da ragazzo come giocandoci da ragazzo e né avevo visto forse mai una partita. Mi hanno incastrato a fare il presidente. Comunque adesso mi piace. Io credo che è una malattia, questa è una malattia che una volta contagiati non ci si riesce più a liberare. Con Massimo Cacciatori, allora partiamo dalle bocce a un ricordo di Ascoli. Il tuo discorso inizia con le bocce perché siamo nella serata di premiazione di un titolo importante, il massimo del titolo. Esatto, è una cosa bellissima, oltretutto è uno sport che io 40 anni fa mi avvicinai alle bocce in una... ritiro precampionato, ero con la Sampdoria a Lurisia in Piemonte e c'erano tutti i più grandi campioni. Io per un mese, che le bocce non conoscevo, mi sono talmente appassionato perché era una cosa diversa, per cui stare qui stasera è bellissimo. A quel punto, parlando, hai detto la Sampdoria, ritorniamo un pochettino indietro e ripercorriamo il Rossi, ma non il Rossi, il tuo Rossi, perché ognuno c'ha il suo Rossi e ognuno l'ha vissuto in modo diverso. Qual è il tuo Rossi? Il mio Rossi, dico purtroppo, per fortuna, perché ho avuto il privilegio di conoscerlo anche a fondo e lavorare per lui. Purtroppo dico, perché era nel periodo più difficile della sua malattia, quindi l'ho vissuta insomma in maniera non simpatica. Però il Rossi era un uomo, è stato detto di tutto di Rossi, è tutto correttamente, in positivo. Era un uomo, io ripeto sempre quando mi viene chiesto, che era almeno avanti 20 anni su tutte le cose che faceva, dallo sport alle aziende, al sociale, per cui un uomo eccezionale sotto tutti i punti di vista. Poi come presidente era impagabile, lo conosciamo tutti, no? Quindi mai una volta che, per quello che mi riguarda, si è entrato in un modo o nell'altro in termini tecnici, mai. Lui arrivava e diceva: com'è mister? Bene, beh, così, che serve qualcosa, posso fare qualcosa? Sì, no, a seconda del momento. Se era sì, cosa faceva? Arrivava nello spogliatoio, una sfuriata bonaria, oppure no, salutava a tutti i ragazzi e poi magari 15 giorni non lo vedevi. L'ultima domanda era una frase che ti ripeteva frequentemente anche quando eri allenatore, ma mi sembra che l'hai tatuato. Ma lui, guarda, io ho tanti episodi, ma ce n'è uno in particolare in una partita con la Sampdoria e c'erano Vialli e Mancini e in effetti stavano arbitrando loro, l'arbitro non ricordo chi era. E io mi ero agitato perché insomma a un certo punto lui dalla panchina mi dice: ma che succede mister? Lui dalla panchina non è che vedesse granché. Ma no, l'arbitro, una volta, due, tre, l'arbitro viene e mi fa: mister, basta, perché sennò la devo cacciare. Che ha detto? Ha detto che se continuo mi caccia. Fermati, mo ci penso io. A un certo punto è entrato in campo mentre si giocava e l'arbitro ha sospeso la partita. Poi l'ha rifatto un'altra volta, a quel punto gli ha detto l'arbitro: bella ricordo. Presidente, se fa così io la devo buttare fuori. L'ha rifatto la terza volta, mi ha detto: presidente, mi dispiace, gli ha fatto col gesto fuori. Al che lui gli ha ripetuto, gli ha detto, guardandolo in faccia così: io fuori, questa è casa mia, tu vai fuori. Questo dice tutto del personaggio. Quella scena me la ricordo bene, ero in T-curva ad assistere a quella partita. Allora grazie e in bocca al lupo, anche perché sei sempre comunque federale. Il docente alla scuola allenatori, quindi lo faccio con grande piacere e con un divertimento enorme. La reazione...
Nicolini a terra, Corti, c'è un Nicolini a terra. Comunque il rigore non c'era, adesso, voglio dire, a questo punto molto probabilmente non c'erano i fischi perché vinceva la partita. Solo quest'arbitro come minimo ci porta sfortuna, uno lì da me immerazzato, già questo è un senso di protagonismo, no? Il protagonista, perché viene lì un presidente che si alza, stavo al di là della cosa, della pista, addirittura dove stavano i carabinieri, dove oltre me ci stavano 200 persone, viene a cacciare me, questo lo fa il protagonista, no l'arbitro, insomma. Rozzi e Mazzone escono anzitempo dal campo in segno di protesta contro l'arbitraggio del signor Bergamo di Livorno. La squalifica mia, che da un punto di vista di condizionamento psicologico è più efficace di quello del giocatore, ma l'Ascoli Calcio non fa niente. Sarò io che andrò sul giornale dicendo Rozzi è il presidente squalificatissimo, Rozzi, eccetera, ormai è diventata una moda pure. Ci sono diventato un personaggio queste squalifiche, esatto. No? Per dire. Perciò ma questo lasciatelo a me, se deve fare una brutta figura la faccio io. We'll be right back.